ragazzi, benvenuti anche a voi. Siete a Cuccioli e Campioni, il format di Rete 8 Sport insieme alla Pescara Calcio, che ogni settimana porta nelle vostre case un giocatore o un personaggio della prima squadra e le nuove leve biancazzurre, quindi ragazzi della scuola calcio e delle giovanili. Questa sera abbiamo con noi i Pulcini 2008 e 2009. Benvenuti ragazzi. E poi c'è il nostro coach fantastico, sempre presente, Bruno Nobili. Buonasera. E questa sera abbiamo lo slow del Pescara, che è una figura molto importante nelle società calcistiche perché è lui che si occupa di sicurezza. Giovanni Potenza, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te di essere venuto. E quando si parla di sicurezza si parla anche di tifosi, e noi ne abbiamo uno storico del Pescara, Leo Sfamurri. Ciao. Buonasera, grazie, buonasera. E abbiamo i tecnici dei Pulcini 2008 e 2009, mister Daniele Stante, buonasera, buonasera, e mister Rocco Terra, buonasera. Buonasera. E in tribuna abbiamo altri collaboratori, c'è Amedeo Sicilia, che è anche lui collaboratore dei Pulcini, e poi abbiamo il fratello di Daniele Stante, che è Manuel Stante, buonasera, e Davide Camplone, che è dirigente accompagnatore. Allora, iniziamo dai mister per presentare questa squadra. 2008-2009, lavorate a braccetto però, stesso campo, stessi orari, Daniele? Sì, lo stesso campo, ce la dividiamo insieme. Forse lui inizia un quarto d'ora prima, ma più o meno sempre lo stesso orario, sempre lo stesso campo. Mister Terra è conosciuto, l'abbiamo ospitato anche l'anno scorso, per i suoi metodi molto severi. Vogliamo ricordare quali sono le regole, sì, che deve seguire chi si allena con Rocco Terra? Sì, regole, disciplina, pulizia della persona, decoro di viso, li seguo nella scuola, anche nell'alimentazione, cerchiamo di farli mangiare alimenti genuini. Che poi sono regole che tutti nella Pescara Calcio, tutti i tecnici seguono, però Rocco Terra è un po' più meticoloso perché controlla le orecchie. Controllo le orecchie, controllo le mani. Le unghie. Le unghie, faccio tante multe, anche per chi lascia le scarpe allacciate, che se le toglie a ciambella. Ah. Non va bene queste cose perché i genitori spendono tanti soldi, devono saper mettere a posto le cose loro con molta cura. E poi vediamo come i ragazzi recepiscono queste regole così ferre. Bruno, 2008-2009, che cosa ti dice quest'età? Beati loro. è un'età in cui ancora si divertono. Il mister ha parlato più che da mister, da educatore, ed è giusto che sia così, perché a questa età, prima di intraprendere l'ABC del calcio, bisogna educare a certe regole i ragazzi che devono seguire. Giovanni Potenza, quali sono le funzioni dello slow in una società, nella fattispecie della Pescara Calcio? Lo SLO è il Supporter Liaison Officer, perché è un acronimo che viene dal mondo anglosassone, è il delegato federale all'interno della società che si occupa dei rapporti con la tifoseria. In pratica è il punto, il trade union tra la società, i tifosi e, diciamo, anche le questure delle città dove si giocano le partite. Quindi svolge questo compito prevalentemente per dare sicurezza ai tifosi che si recano in trasferta a vedere la partita. Ed è un'attività che si svolge praticamente sul campo il giorno della partita, ma ha tutta una dinamica precedente nell'interlocuzione sia con la società ospitante che con la questura, appunto, della società, della città che ci ospita. E quando si parla di trasferte, Leo Sfamurri è un esperto, perché tu le segui tutte. Sì, la prima e l'ultima. Raccontaci la tua vita di tifoso, da quanti anni va avanti? Gli anni onestamente non ricordo, però non c'è partita che tenga che lunedì inizio a organizzare il pulmino e comincio a chiamare le persone che ormai mi seguono da tanto tempo e do gli orari, l'importo che si spende all'incirca, si parte, si va. Io credo che sia per un tifoso la cosa più bella che ci sta. Cioè, io preferirei andare sempre in trasferta e non giocare mai in casa. Tu hai giocato a calcio? Sì, ho giocato a Pescara fino alla primavera. Ah, quindi puoi capire le storie di questi ragazzi? Sì. Che cosa si prova quando vesti una maglia biancazzurra di una squadra che ami e hai però soltanto 10 anni, 11 anni?
Beh, 10 anni hai ancora i sogni, tutti i sogni. E comunque indossare la maglia della tua città è la cosa più bella che hai. E per loro è importante adesso soltanto e esclusivamente divertirsi e inseguire un sogno che potrebbe diventare realtà. Adesso è importante per loro solo questo, credo, e la bravura dei mister deve essere questa. Poi cresceranno e capiranno quello che realmente è, quello che realmente stanno facendo, e poi devono essere anche pronti a continuare con l'aumento dei sacrifici, perché poi più si va avanti è sempre più dura. E andiamo subito sul campo di Zanni con i Pulcini 2008, ascoltiamo Amedeo Sicilia, collaboratore di Mister Stante, con Max Mucciante. Io alleno questo gruppo da settembre 2018, quindi proprio inizio di quest'anno, e abbiamo preso il gruppo io e Mister Daniele, e l'abbiamo preso dal Mister Oliver, che comunque possiamo dire che li ha allenati abbastanza bene. Noi facciamo soprattutto lavoro dal punto di vista, intanto comunque, schemi motori di base, perché comunque sono dei ragazzi pulcini e quindi devono ancora imparare bene a conoscere il proprio corpo. Ognuno di loro ha iniziato la maggior parte da quando avevano 5-6 anni, però ci sono anche 3-4 ragazzi che hanno iniziato l'anno scorso e un ragazzo anche quest'anno, e devo dire che si è ambientato anche abbastanza bene. Noi intanto lavoriamo, cerchiamo di inglobarli tutti in un unico gruppo durante l'allenamento, però ci sono dei casi in cui, soprattutto per quei ragazzi che sono arrivati tra quest'anno e l'anno scorso, che facciamo un lavoro differenziato per farli raggiungere un livello, cerchiamo di farli raggiungere un livello come i ragazzi che fanno calcio da più anni. Questa era Amedeo Sicilia, cerchiamo di farlo conoscere il proprio corpo, perché non lo conoscono ancora bene, diceva il mister Bruno. Beh, non lo mettono ancora al servizio dello sport che fanno, loro devono allenare le capacità motorie e capacità coordinative. E piano piano sviluppano queste cose con l'approccio sull'attrezzo che è il pallone. Torniamo sul campo di Zanni per sentire i ragazzi Pulcini 2008. Max Mucciante, sempre. Allora, a me piace il calcio. Prima ho fatto karate, a me piace adesso il calcio perché, vedendo tantissime partite, ho capito che in questo sport bisogna essere molto leali, e soprattutto per questo mi piace, perché voglio imparare soprattutto a essere molto leale. Sono arrivato quest'anno perché il Pescara mi sembrava una società buona e brava, cioè brava ad allenare. A me piace soprattutto Dybala, e anche il numero 10 e anche Federico Chiesa. Questi anni ho imparato a passare il pallone, a tirare tutte queste cose qua. Io vado a vedere soprattutto il Pescara perché è una delle mie squadre preferite, oltre all'Italia, alla Juventus, e come giocatore del Pescara mi piace Brugman. Il calcio, che non devi essere cattivo con le persone, e quando fai male a una persona devi aiutarla. Non mi è capitato proprio tantissimo, però certe volte mi sono arrabbiato, però poi ho capito che non bisogna farlo. E io sono proprio qua per questo, per non diventare sleale, per giocare con i miei compagni e per divertirmi. Da grande voglio diventare un calciatore e vorrei giocare tanto al Pescara. Sono sempre teneri, innocenti, e insegnano anche questi ragazzi a volte a sentirli. Mister Stante, il ragazzo che dice voglio imparare a essere leale, per questo che sono qui, fa riflettere. Tantissimo, poi penso che sono le parole giuste che ogni bambino dovrebbe dire, perché la prima cosa importante alla loro età è questa, la lealtà. E lo spirito di gioco giusto è il divertimento,
perché sono queste le basi importanti per poi diventare un giorno il calciatore, ecco. E vorrei sottolineare prima una cosa che ha detto Mister Nobili, perché noi siamo educatori. Io penso che i mister ce li ha solo la prima squadra, in Serie A, in Serie B, in Serie C. Dal settore giovanile a scuola calcio esistono solo e esclusivamente gli educatori, perché noi educhiamo loro a diventare calciatori. E il ragazzo che ha detto che vuole diventare leale, come ti chiami, ce lo ricordi? Sebastian. Sebastian, perché il calcio ti aiuta a diventare leale? Stiamo facendo un progetto a scuola e con il calcio, col progetto, lo sono diventato di più da quando lo ero, da quando non lo ero tanto. Quindi sei leale anche con gli amici, anche al di fuori dal campo? Adesso sì, perché certe volte c'erano dei litigi, però adesso per niente. E mi trovo bene. Ragazzi, è così anche per voi? State diventando tutti più leali? Sì. Ebbene, questo è un bel segnale degli effetti del calcio. Allora, adesso dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Visto che hai il microfono, Sebastian, vuoi dire tu al pubblico? Torniamo subito perché c'è la pubblicità. Vai. Torniamo subito, ci sta la pubblicità. A tra poco. Torniamo a Cuccioli e Campioni dopo la prima pausa pubblicitaria. Questi ragazzi ci hanno appena detto che con il calcio si diventa più leali. Sei d'accordo, Leo? Sì. Non è un sì convinto, però. Sì, l'importante è che non ce la rovinano per strada, se no va bene, come premessa ci sta tutta quanta. Giovanni Potenza, l'uomo proprio dell'ordine. No, della disciplina. Della disciplina. Beh, io direi che le premesse ci sono tutte, poi è un cammino che loro non possono fare da soli, perché loro sicuramente possono avere dei principi molto corretti, molto sani, e poi sta a chi li porta per mano in questo cammino, consolidare, magari rafforzare questi principi, che poi sono alla base della capacità di un ragazzo di diventare anche un tifoso, un sostenitore di una squadra di calcio, perché non ci dimentichiamo che l'accettazione, la capacità di gestire anche la sconfitta, il confronto con l'avversario, sono elementi fondamentali per poi avere un confronto analogo quando si va in trasferta ad seguire la propria squadra. Perché qua dobbiamo uscire assolutamente dalla logica di emergenza che ancora pervade il mondo del calcio, e dobbiamo riconsentire, come era ai tempi di quando giocava Mister Nobili, la possibilità di andare anche con le famiglie ad assistere le partite fuori, perché una partita è uno spettacolo e come tale va vissuto, non deve essere una giornata di guerra nella quale si va quasi con l'elmetto in testa. E adesso torniamo sul campo di Zanni e ascoltiamo il pugno di ferro della scuola calcio del Pescara, Rocco Terra. Sono metodi che si porteranno per tutta la vita e sicuramente li trasmetteranno ai propri figli. È tutta disciplina, pulizia della persona, decoro di viso e tanta buona volontà da parte di questi bambini che sono fantastici. Noi facciamo un sacco di controlli e io personalmente ci tengo tanto alla pagella, alla pulizia della persona, controllo le unghie sporche, le orecchie sporche, al decoro di viso, e se qualcuno lo trovo con qualche cosa che non va sarà punito con la solita multa che ammonta da 1 euro a 5 euro. I ragazzi sono molto intelligenti e accolgono sempre con entusiasmo le mie regole. Anche l'anno scorso avevamo sorriso su questi metodi di Mister Terra, sei d'accordo? Tu adotteresti le stesse misure se fosse la sua? Ma io penso che lui dia una grossa mano alle famiglie, no? Ad aiutare a crescere i ragazzi in questo modo, perché prima o poi diventeranno degli uomini e quindi se hanno già le basi è importante. Chi è che è stato punito in maniera esemplare da Rocco Terra, da Mister Terra? Vai, raccontaci.
Che cosa ti ha scoperto che non andava bene? Cosa ha scoperto? Tante volte le unghie, mi scordo di levare le scarpe a ciambella, di tante cose. Tante cose. E quindi puntualmente che fai? Paghi la multa? Paghi la multa, alcune volte 5 euro, alcune volte si raddoppia, non tante volte, ma... Allora, quante volte sei stato multato da Mister Terra? Tante volte. Quindi paghi la pizza a tutti. Sì, ecco, spieghiamo come vengono investiti questi soldi, il ricavato di queste multe. Passa il microfono al tuo compagno di squadra. Alla fine, quando ricaviamo tutti i soldi a fine anno, ci andiamo a mangiare tutti insieme. Ah, beh, comunque è un bel fine, un fine benefico, insomma, quello delle multe. E, qualcun altro che è stato punito da Mister Terra? No, beh, diciamo, allora sono abbastanza... Uno solo. A te. Hanno capito la lezione. Adesso torniamo sul campo di Zanni per conoscere i Pulcini 2009, siamo al 2009. Prima giocavo al Teramo. Giocavo al Teramo e giocavo sempre difensore centrale. All'inizio mi sono iscritto e ci hanno fatto fare un provino. Io ero molto eccitato e poi ho giocato nella mia prima squadra. Ho cambiato due squadre e ora sono nella seconda ed è molto bello, con dei compagni bravissimi e dei mister stupendi, e sono molto contento. I miei amici mi hanno subito accolto molto bene, non ho dovuto fare fatica per fare amicizia con loro e sono molto contento di stare in questa squadra. Ho imparato che si deve saper perdere, perché ci sono anche le sconfitte, e è molto importante tenere una prestazione buona e giocare con spensieratezza e felicità. Loro mi hanno chiamato per fare un provino due volte e dopo la seconda volta, verso fine agosto, mi hanno chiamato. Ho scelto il calcio perché è uno sport dove non si molla mai e dove devo imparare anche a vincere e a perdere. Da grande voglio fare il calciatore e vincere tutto quello che è possibile. Da grande vorrei fare il calciatore, anche se so che non è molto facile. Perlomeno all'inizio al Pescara. E bravi, bravi anche il 2009. Bisogna saper perdere. Sottolineiamo questo concetto con Alessandro. Come reagite alla sconfitta? Come vi hanno insegnato a reagire alla sconfitta? Avvicina il microfono. Prima di tutto dalla sconfitta si impara, poi quando è una sconfitta non meritata ci sta anche un po' di rabbia, perché giustamente sapevi che non potevi perdere e che non era possibile. E quindi voi poi cercate di trasformare la sconfitta in una lezione per migliorare. Sì, sì. Giusto, è quello che fate. Allora, ragazzi, adesso tocca a voi presentarvi. Cominciamo dalla prima fila. Parlateci di voi, vai. Allora, avvicina il microfono. Mi chiamo Mattia, e il mio cognome è Di Pillo, e ho 8 anni, il mio ruolo è il centrocampista e il mio soprannome è il Bulgarino. Il Bulgarino perché? Perché mia madre è bulgara. Ah, tua madre è bulgara. Perché, ecco, ricordiamo che nelle squadre di Terra, adesso anche di Mister Stante, tutti hanno il soprannome. A cosa serve dare un soprannome, Mister Terra? Per ridere, scherzare. Che per cognome è brutto, mi sembra molto brutto. Poi i nomi, ci sono 2-3 Mattia, mi confondevo sempre, allora scelgo il soprannome che è un momento bello. Eh beh sì, è divertente. Io mi chiamo Mattia, di cognome Iacovelli, e ho 9 anni e il mio soprannome è O Professore. Perché O Professore? Che lui è di Napoli. Ah, è di Napoli. Quindi mi parla sempre di sfogliatelle, le frolle, le ricce. Ecco, allora gli ho detto, andiamo pure a prendere il caffè dal professore, vicino alla piazza Plebiscito. Sì. Bene, io professore, vai tu. Ciao a tutti, io sono Alessandro Francesco Servalli,
Il mio soprannome è Anderson, gioco esterno destro e il mio numero è 15. Anderson possiamo immaginarlo per l'aspetto fisico, no? Svedese. Sì. Il mio nome è Nicolas, il mio cognome è Esposito, faccio l'attaccante, ho 8 anni. E tu vogliamo dire chi è tuo papà? Mauro Esposito. Mauro Esposito, a cui fare un applauso, ex attaccante del Pescara. E non solo, ma con dei trascorsi molto importanti. Che cosa ti dice tuo padre? Che devo avvicina fare il microfono. Che devi? Fare gol. Vuole che fai gol, quindi mancano questi gol, non arrivano i gol di Nicolas. No, io gli ho detto subito, per favore non venire alle partite, che è meglio. Ah, l'hai detto al papà? Sì, sì, come no. Perché lo influisce negativamente. Sì, esatto, porta sfortuna, quindi non deve venire. Ma viene lo stesso alle partite tuo padre, immagino. Si nasconde. Si nasconde. E tu ritieni tuo padre un esempio da seguire, lo vedi come un modello, Nicolas? Avvicina il microfono. Sì. Vuoi essere anche calcisticamente uguale a lui, la stessa tecnica, ti piacerebbe? Sì. Vuoi diventare... Dove vuoi giocare da grande? Pescara. Nel Pescara, vai. Io sono Matteo, di cognome Collevecchio, mio soprannome è Fulmine, ho 9 anni e mezzo e faccio il centrocampista centrale. Sei velocissimo? Per questo ti chiami Fulmine? Sì, sì, palla a piede è velocissimo. Vai. Vai. Mi chiamo Samuele, di cognome faccio a Pignani, il mio soprannome è mezzo chilo. Perché sei per la magrezza, sì. Sì. E ho 10 anni. Bene, andiamo avanti. Ciao, mi chiamo Stefano Di Battista, ho 10 anni, gioco difensore o alla destra, il mio soprannome è Massimo Decimo. Massimo Decimo. È un lottatore, ecco. È veramente un grandissimo lottatore, un gladiatore. Ciao, sono Nicolò D'Agostino, ho 9 anni, il mio ruolo è difensore centrale e il mio soprannome è Texano. Texano perché? Viene da Teramo, noi li chiamiamo Texano. Ah, ecco, perché per la targa. E lui è il capitano. Sono Daniele Felicissimo, ho quasi 10 anni, il mio soprannome è Bombarolo. Bombarolo? Sei... Che tira le bombe, billate noi chiamo come. C'ha una potenza al tiro, pazzesca. Mi chiamo Riccardo Galletti, ho 10 anni, sono il portiere, numero 1 e come soprannome ho Criniera. Criniera? Vabbè, possiamo immaginarlo. Sì. Ecco, Andrea Berardinelli lo sta inquadrando, insomma. Mi chiamo Federico D'Alesio, il mio soprannome è The Wall e in allenamento gioco esterno sinistro, in partita difensore centrale. The Wall perché non passano le palle da te, immagino, vero? Sì. Per quello è proprio un difensore roccioso. Mi chiamo Giorgio Zanai, ho 11 anni, faccio il centrocampista centrale e il mio soprannome è Giorgione. Il soprannome è? Giorgione. Giorgione. Sì. Perché Giorgione? Ciao, perché tu... l'unico, come diceva pure lui, prima ci sono tanti nomi. Ah, ok. Allora per distinguere da un altro. Ciao a tutti, mi chiamo Nicolas Ippoliti, ho 10 anni... Il mio soprannome è Nick, che sarebbe un'abbreviazione del mio nome, e il mio ruolo è attaccante sinistro. Andiamo avanti. Mi chiamo Michele Di Marcello e il mio soprannome è Cavallo Pazzo, perché sono un cavallo pazzo. Ho 10 anni e il mio ruolo è seconda punta. Avvicina il microfono. Michele. Ma cavallo pazzo in campo, perché non sei gestibile? Come stai in campo? Lui corre tanto, corre tanta tanto. Forza e tanta corsa. E paga un sacco di Paga un sacco di Ciao, sono Federico di Giampietro, il mio soprannome è Condor. Il Condor perché? Che è un attaccante, mi ricorda tanto un vecchio giocatore, bravissimo. E gioco come... Michele, gioco alla destra. Vai. Ciao, mi chiamo Raffaele Piccirilli, il mio soprannome è Raffi Dark a volte e il mio ruolo è terzino destro. Raffi Dark? Sì. No, è un nome e certi soprannomi se li sono inventati da loro. Okay. Sì, non, io sono Valerio Taresco, il mio soprannome è Il Gatto. Perché il gatto ha il perché, passo felino? No, perché felino. In porta mi tuffo sempre. Ah,
Ciao, sono Giorgio Chessari, ho 11 anni, io faccio il portiere come mio padre e il mio soprannome è il Chessarone. Tuo padre? Ha giocato in Serie A, Serie B e Serie C. Anche. Quindi sei un figlio d'arte anche tu? Sì. E che cosa ti dice tuo padre? Che non devo mai abbattermi e devo sempre vedere i miei errori. Viene a vederti? No, perché lavoro a Roma. Quindi. Anche se venisse sarebbe ovviamente inibito da Mister Terra, perché lui dovrebbe nascondersi, no? Vai, fila. Mi chiamo Brando Sales, il mio soprannome è Brabro. Gioco difensore, per meglio terzino sinistro, e ho 10 anni. Ciao, sono Emanuele Di Rocco, ho 10 anni e il mio soprannome è Lale. Beh, solo per il nome. No. Ciao, sono Luigi Di Fusco, ho 10 anni, gioco alla destra e il mio soprannome è Gigi. Ciao, sono Sebastian Alexa. Ho 11 anni e mi soprannominano Sebi e gioco a centrocampo centrale. Perché Sebi? È un'abbreviazione. Buongiorno a tutti, il mio nome è Massimiliano e il mio ruolo è attaccante e difensore e il mio soprannome è Nei Massi. Perché? Perché sono italo-brasiliano. Ah, ok. Ciao, mi chiamo Emanuele Pignoli, ho 11 anni e il mio soprannome è Pigna. Pigna? Come mai Pigna? Un'abbreviazione. Solo per quello, ok. Ciao, mi chiamo Vladiciuk Rai, faccio il difensore destro, il mio soprannome è Coccia. Coccia? Sì. Volevo va sempre a colpire in testa. E ho 10 anni. Ciao, mi chiamo Stefano De Sanctis, ho 10 anni e il mio soprannome è Steppi. Il mio soprannome è Steppi. Steppi. Allora ragazzi, fatemi un applauso, siete stati bravissimi, molto disinvolti. E sappiamo che alcuni di loro vengono da lontano per allenarsi ogni giorno. Sì, sì. Allora abbiamo Michele che viene da Capistrello. Da Vezzano. Invece Daniele viene da Capistrello. Da Cagliacozzo. Da Capistrello nessuno viene. Ok. Poi c'è il capitano che viene da Teramo, quindi per me è un onore che è lì, veramente c'è passione. Per tanta passione per questi ragazzi e fanno tanti sacrifici. Chi vi accompagna ragazzi ogni giorno, tre volte a settimana a fare gli allenamenti? I genitori? Quindi papà, mamma, insomma un bel sacrificio. Allora, mi date un attimo il microfono, chi ha il microfono? Passiamolo da quella parte. Allora, chi viene da Teramo? Allora, che cos'è che ti spinge a fare tutti questi chilometri quando devi allenarti? La voglia di diventare un calciatore, quindi io ringrazio i miei genitori che fanno tutti questi sacrifici per farmi... Ma che bello, i tuoi genitori in questo momento si staranno commuovendo la casa per questo bel pensiero. E adesso un altro ragazzo che viene da lontano, sentiamo che cosa muove questa grande volontà. Tu da dove vieni? Io da Vezzano. Cavallo pazzo da Vezzano. Da Vezzano, giocavo a Capistrello. Mi muove il fatto che per niente è la mia passione giocare a calcio. Il mio amore per il calcio. E quindi tu, se decidi di percorrere tanti chilometri per venire a pescare, perché credi in questa società che sia la società giusta per lanciarti? Sì, per avere un futuro. E per i miei genitori che fanno tanti sacrifici e li ringrazio. Neanche tu meriti un applauso. E tutti i genitori, comunque, anche quelli che... magari abitano dietro l'angolo, però tutti i giorni comunque accompagnano questi ragazzi, tutti i giorni che hanno allenamenti, li aspettano e li assistono anche nelle partite poi che giocate. Allora ragazzi, voi avete delle domande per i nostri ospiti? Iniziamo? Vai, passiamo il microfono nella fila più alta. Tutte le squadre devono avere lo slow? Sì, la figura dello slow è obbligatoria per il calcio professionistico, quindi Serie A, Serie B e Lega Pro.
non è, serve, è, ripeto, obbligatorio dal 2013 e senza non è possibile avere la licenza per disputare il campionato. Un'altra domanda per Leo Sfamurri. Vai. Perché i tifosi vanno così poco allo stadio? Perché? Perché Pescara un pochettino è cambiata, nel senso che non c'è più quell'attaccamento che c'era prima. Adesso le... c'è tanto e troppo da fare durante la giornata, quindi si nasce con l'amore per la propria città in maniera ridotta rispetto a come siamo nati noi. Noi vivevamo per il Pescara la domenica e il sabato, quando giocava la prima cosa che pensavamo era andare allo stadio. Adesso purtroppo, un po' per chi ce l'ha col presidente, un po' perché si è disinnamorato, un po' perché per tante altre scelte, purtroppo abbiamo perso tanti amici che non vengono più a tifare il Pescara. Bruno, sei d'accordo con questa spiegazione di Leo Sfamurri? Ma più o meno, non sarei d'accordo sul fatto che se uno ce l'ha col presidente non viene alla partita, perché io vado a vedere la partita, il Pescara del presidente mi interessa relativamente. Dovrebbe essere così. La squadra della mia città non c'entra, i presidenti cambiano, i giocatori cambiano, ma il tifo per la squadra della mia città dovrebbe essere inalterato. Cosa ne pensi? Beh, diciamo che, come diceva giustamente Mister Nobili, il discorso è, non può essere legato alla contestazione, o comunque al rapporto non certo idilliaco che in questo momento c'è con una parte della tifoseria. Cioè, allo stadio quello che è la cosa più importante è il risultato, cioè non si può buttare via a livello concettuale una promozione per questo rapporto negativo che c'è con il presidente. I mister cosa ne pensano? Il Pescara poi in alta classifica, voi pensate che di qui alla fine del campionato il pubblico potrà aumentare sugli spalti? Io lo spero e non capisco questa cosa di non venire allo stadio, un po' perché è la colpa del presidente, un po' perché non si è più innamorati della stessa maglia. Io non penso che questi sono due motivi. Bisognerebbe mettere da parte un attimo l'orgoglio e tornare allo stadio, perché io vedo, incontro gente e vedo sui social gente che pubblica il Pescara qui, il mio Pescara, il cuore mio biancazzurro e tutto quanto, però poi allo stadio non ci si va. Per questo io direi poche parole e più fatti. Cioè, il Pescara adesso come adesso ha bisogno di noi per fare quei punti in più per portarci più in alto possibile. Mister Terra? A me fa molta tristezza vedere gli spalti vuoti, perché Pescara meriterebbe veramente una bella cornice di pubblico. Non me lo riesco a spiegare perché questi tifosi sono resti ad andare allo stadio. E c'è da ringraziare il presidente per quello che sta facendo, perché la Serie A ce l'ha fatto vedere più volte e la squadra della Serie B è molto competitiva. E a proposito della squadra Serie B, vi ricordo che un giocatore del Pescara sarà ospite tra poco a Cuccioli e Campioni. Ragazzi, altre domande per i nostri ospiti? Il microfono. È vero che prima di entrare nel Pescara eri un alto ufficiale dei Carabinieri? Sì. La domanda è per Giovanni Potenza. Sì, è vero. Sì. Ho lavorato per tanti anni nell'Arma dei Carabinieri, 35 anni, quindi insomma, una bella carriera, un bel percorso, di cui molti alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dove mi occupavo di intelligence nazionale, quindi diciamo un incarico anche molto, molto impegnativo, ma anche molto di grande soddisfazione. E quindi possiamo dire che il Pescara ha uno SLO veramente qualificato. E facciamo anche un applauso a Giovanni Potenza, che è veramente uno sbirro, lo possiamo dire, lo sei stato e lo sei ancora per il lavoro che fai. Sbirro, no, beh. Cioè, io c'ho già loro. Già ti chiamano. Beh, oddio, gli approcci. Allora, siamo tutti d'accordo. Un'altra domanda per Leo Sfamurri. Per Bruno Nobili. Ah, per Bruno Nobili, bene. Secondo te è più forte il Pescara o il Lecce?
Ma il Lecce è anche una buona squadra, come del resto lo è il Pescara, per cui è una partita da un sano equilibrio, e poi dopo è chiaro che le partite si decidono per episodi, per varie cose, però è una buona squadra anche il Lecce. Allora, l'ultima domanda per Leo Sfamurri. Qual è stato il sacrificio più grande che hai fatto per seguire il Pescara? Beh, considera che li fai ogni volta che vai in trasferta, perché comunque la trasferta, vicina o lontana che sia, ti toglie un giorno e mezzo, a volte anche 2 giorni da tua madre, tuo padre, per chi ha la compagna, la fidanzata, la moglie, chi c'è figli, perché andare in trasferta è un sacrificio economico, fisico e mentale. La più bella o più impegnativa è stata la trasferta di Trapani, quando siamo andati nella finale playoff, quando ho organizzato un aereo con 180 persone dentro, è stata una gran bella soddisfazione, è stato un gran bel sacrificio, perché siamo partiti la mattina presto e siamo tornati la mattina del giorno dopo soddisfatti però del risultato, tutto ripagato. Un sacrificio ripagato. E adesso, a proposito di sacrifici, conosciamo in questo servizio con le riprese di Alceo Tonto Donati la storia di un giovane centrocampista della primavera del Pescara. Lui si chiama Luca Scimia e arriva dalla Nuova Zelanda. Subito dopo questo servizio arriverà nei nostri studi il giocatore del Pescara, ospite a Cuccioli e Campioni, che questa sera arriva dall'attacco biancazzurro. A tra poco. Luca Scimia, ti senti un po' lo straniero di questa squadra? Un po' sì, ma ce ne sono anche altri due, però penso di sì, sì. Sono arrivato grazie a mio zio, che è il fratello di mia madre, che giocava a rugby a Pagania Calcio, vicino all'Aquila. E mio padre l'ha incontrata lì, mia madre, e da lì è nato tutto un po'. Tu quanti anni avevi quando sei arrivato? Io avevo 8 anni quando sono arrivato qui. Hai sofferto il distacco da un paese così diverso? Ero un po' bambino, quindi non capivo un po' la situazione, però mi sono adattato bene, quindi non l'ho sentito. No, no. La Nuova Zelanda, un paese dove si gioca molto a rugby, anche in famiglia c'è il rugby, non sei mai stato tentato da questo sport? No, più che altro non ho il fisico, perché sono un po' magrolino, quindi... Però sì, là lo sport principale è il rugby, che mi piace molto guardarlo, però praticarlo non è il mio sport. Quali sono i sacrifici che fai quotidianamente? Stare lontano da casa, magari non uscire il sabato sera, magari non stare con gli amici tutte le volte e pensare solo alla domenica e al campo. Io sono arrivato qui a gennaio, quindi stanno facendo molto bene, io ho fatto solo 2 partite, però se siamo lì primi, secondi, ci sarà un motivo, siamo tutti bravi, quindi speriamo di continuare così. In poche settimane come ti sei ambientato con i compagni? Ma già li conoscevo dagli altri anni, quindi bene, bene come sempre. La primavera dove arriverà quest'anno secondo te? Speriamo primi, arrivare in primavera 1. Ragazzi, dopo avervi conosciuti, siamo pronti a incontrare il giocatore della prima squadra, che come ogni venerdì è con noi. Lui è tornato in Abruzzo dopo 3 anni, i tifosi lo avevano apprezzato a Lanciano e adesso lo amano nel Pescara. L'attaccante Gaetano Morachello. Salve. Ciao Gaetano, ciao, grazie per essere qui. Ciao, buonasera. Gaetano è un siciliano verace da Palma di Montechiari, provincia di Agrigento. È qui che hai scoperto il calcio? Sì, sicuramente sì, perché la mia famiglia, diciamo, che nasce col calcio, perché mio padre, anche seppure a livelli dilettantistici, giocava a calcio. Mio nonno era stato pure presidente della squadra del mio paese quando all'epoca giocava in Serie D. E diciamo che subito ho masticato già il calcio, perché mio padre mi ha inculcato questa cosa e devo dire che non ha insistito, però io già volevo seguirlo, volevo giocare e lì è nato tutto.
Bruno, una carriera molto intensa già quella di Gaetano Montaghello, passata anche per l'estero, per l'Ucraina, la Grecia. Sì, permettimi di dire che intanto pagheremo pure noi per tornare. Allora. Pagheremo tutti. Sì, è una carriera intensa. Adesso negli ultimi anni è tornato qui in Italia e quindi direi che ha una responsabilità nel Pescara, adesso gliela attribuisco io. Siccome è la seconda punta, attualmente sta giocando più spesso, dovrebbe arrivare in doppia cifra per aiutare il Pescara a raggiungere i play-off. Lo accontentiamo, Bruno? Diciamo che mi sta ragione, adesso che sto giocando più spesso magari è più facile poter arrivare alla doppia cifra. Adesso sto cercando di aiutare la squadra, finalmente sto avendo la mia continuità, infatti ringrazio sempre il mister della società per la fiducia, che ero quasi in procinto di andare via, però mi stanno dando fiducia finalmente, quindi spero di poterci arrivare, ma soprattutto che possano portare a qualcosa in più per questo Pescara. Allora, Giovanni Potenza, Monachello e i tifosi, è un rapporto già forte? Ma io direi di sì, perché poi fra l'altro basta vedere quanto lui si impegna in campo, quanta dedizione mette durante gli allenamenti e quanto si prodiga per far sì appunto di raggiungere l'obiettivo del gol per aiutare la società. Quindi è sicuramente nel cuore dei tifosi, è una punta, un attaccante, magari lo è ancora di più per il potenziale realizzativo che può avere. Una maglia conquistata con l'impegno, col sudore, gradualmente, quella di Monachello, Leo? Sì, io premetto che deve fare carte false e torna già all'età sua, che sarebbe già una grande vittoria, loro già troppo. Sì, vabbè, ha avuto un po' tra sfortuna e scelte del mister, comunque ha avuto poco spazio. È una persona che piace perché comunque è un combattente. Io credo che ad oggi abbia espresso il 60-70% delle potenzialità. Spero che i prossimi 10 partite, 9 più speriamo, i playoff, riesca a dare quel 30% che manca a lui e al Pescara per poter fare il salto di qualità. Daniele, un talento ancora da valorizzare al 100%, quindi Monachello. Ma sì, ma sono sicuro che qui a Pescara comunque quest'anno, quel poco che sta giocando adesso sta giocando con continuità, sta facendo vedere il suo valore, e sono sicuro anche magari l'anno prossimo, sperando in una bella notizia, darà il meglio e farà tra virgolette il botto, ecco. Mm-hmm. Per me è un grande giocatore, l'ho sempre sostenuto questo. E Roccoterra, c'è qualcuno che è soprannominato Monachello in squadra, no? o che potrebbe essere nominato? Sì, sì, ci sta in squadra. C'è il Monachello della... Io lo vedo Federico Giampietro. Inquadriamolo Federico, chi è il Federico? Ecco qui. Allora invece su di lui è il suo momento questo nel Pescara. Momento, mi fa piacere perché ha veramente fatto tanti sacrifici, a 12 anni andare via da casa è durissimo. Sentiamo anche gli altri mister, Manuel Sante, il microfono. Su Monachello. A me mi è sempre piaciuto sia dall'inizio, anche perché ha espresso un buon calcio e quindi mi è sempre piaciuto. Poi logicamente le scelte del mister sono positive e negative e quindi si devono accettare in conseguenza, però ha spazio e quindi gli auguro sempre di fare il meglio e lo farà perché è forte. Quindi. Amero Sicilia. Sì, anche a me fa piacere che sia rimasto a gennaio, perché comunque le volte in cui era stato messo in campo dal mister aveva fatto bene, a mio parere, e quindi sono contento che il mister Pillon gli stia dando più chance e più continuità. Bene, raccontiamo la tua storia, Gaetano, in questo servizio di Massimo Profeta. Girovago del calcio, Gaetano Monachello, agrigentino di Palma di Montichiaro, cresce in fretta a 10 anni, un bambino, va via da casa, giovanili Inter, 8 anni, formazione importante, quindi Parma con cui partecipa al torneo di Viareggio, vetrina per eccellenza dei più giovani, arriva in semifinale, disputa il campionato primavera, poi appunto tanta gavetta, ma in terra straniera, una sorta di cittadino del mondo, Cipro, Ucraina, Belgio, Grecia, soprattutto Francia, Monaco.
Luca Leone, che di giovani capisce non poco. Potremmo fare una lista corposa. Se lo va a prendere naturalmente in prestito Virtus Lanciano. Col Vicenza, nelle immagini, il primo gol in B su assist di Thiam. In totale saranno 8 centri, davvero niente male. Soprattutto il timbro nel derby dell'Adriatico di fine novembre 2014, terminato 1-1. Piccolo, attenzione, va l'uno contro uno con Grillo. Entra in area, Piccolo, Piccolo, palla in mezzo, Monachello, rete. Virtus in vantaggio, quinto minuto del corso del secondo tempo, si sblocca la situazione. All'Adriatico Giovanni Cordacchia, Pescara 0, Virtus 1, Gaetano Monachello. Rivediamo, troppo spazio concesso a Piccolo da Grillo, il cross e poi il guizzo rapidoso di Monachello, molto bravo. Sotto misura il tocco ad infilare Aresti. Non si è visto nulla in questo secondo tempo, attenzione, Melchiorri, 16 metri, il destro, rete! Rete del Pescara, il pareggio disperato al 94esimo, quasi all'ultimo respiro, incredibile, il gol fantastico, meraviglioso di Federico Melchiorri, un grandissimo gol, chapeau Federico Melchiorri, 8 reti in questa stagione, l'esultanza della panchina biancazzurra. L'Atalanta lo acquista a titolo definitivo dal Monaco, 10 presenze in Serie A l'anno successivo, Bari e Ternana in B, non benissimo. Agosto 2017, trasferimento a Palermo, solo gol. Gennaio 2018, nuovo prestito ad Ascoli, 7 reti in 19 presenze, contributo determinante in chiave salvezza. E poi, la scorsa estate, il passaggio in prestito al Pescara. Monachello, lato corto dell'area di rigore, in area c'è Bonino e c'è il grandissimo gol, Monachello. Da ammirare e soprattutto rimirare, eccolo qui, il gran sinistro a giro, il pallone sul palo lungo, nulla da fare per il portiere del Pineto. Dunque Pescara in vantaggio e questo è un autentico gioiello. 20 presenze, di cui 13 da titolare, 5 gol segnati, il primo a Brescia, prezioso perché consente alla squadra di Pillon di evitare il KO quasi all'ultimo respiro. Poi la doppietta di La Spezia, primo acuto esterno, forse la migliore prestazione. Penalizzato dal sistema di gioco e dalla presenza di Mancuso, che da punta centrale fa la differenza, ha aspettato il suo turno e si è preso la scena. Testardo, tenace, da buon siciliano Gaetano Monachello non ha mai mollato, neanche quando la sua esperienza Pescara sembrava ai titoli di coda, 0 minuti prima della sosta contro Venezia e Salernitana. Stesso destino alla ripresa con la Cremonese il 20 gennaio. Ha tenuto duro Gaetano, segna entrando dalla panchina con la Brescia in una serata però in generale da dimenticare. Determinante il passaggio al 4-3-1-2 al fianco di Mancuso a Crotone, sblocca il punteggio dopo una splendida combinazione col compagno di reparto. Va vicinissimo al sesto centro contro lo Spezia nel giorno del suo compleanno, il meglio però a fine partita. In poche parole, l'essenza, il significato della sua vita. Quando qualche tuo compagno ha un contrasto con un avversario, sei tu il primo ad andarlo a difendere. Sì, io sono abbastanza caldo, essendo siciliano da piccolino anche ho iniziato subito a difendermi da solo, perché a casa mia non era molto facile la vita, perché era piena di insidie, quindi per me quando toccano un membro della mia famiglia, perché questa adesso è la mia famiglia, devono stare attenti, perché se mi metto in mezzo poi non capisco più niente. Che effetto ti ha fatto vedere e ascoltare queste cose su di te? Mi ha fatto emozionare, perché io non mi rivedo, non mi rivedo spesso, perché mi emoziono e mi blocco, perché so che da dove sono partito come loro, che sognavo e speravo di potermi vedere in televisione. Prima guardavo loro che si intravedevano in TV ed erano felici, quindi io mi rivedo in loro e quindi faccio fatica a rivedermi, a esprimere qualcosa. Poi c'è questo concetto dei valori familiari di cui parlavi prima con Enrico Giancarli, è molto importante per te la famiglia? Sì, moltissimo, perché io vengo da una famiglia, siamo molto legati, essendo anche, come ho detto prima, siciliano, il valore della famiglia è ancora più forte, non che non lo sia da altre parti, però noi siamo abbastanza legati, cerchiamo sempre di aiutarci, di sostenerci l'uno con gli altri, quindi per me è forte, quindi in questo momento il Pescara è come se fosse la famiglia, cioè a me pure piacerebbe stare qui più anni, come ha detto, come ha augurato il Signore prima, e quindi per adesso difendo la mia famiglia e quindi il Pescara è la mia famiglia. Allora, sentiamo Davide Camplone, dirigente accompagnatore. Monachello è proprio un esempio, l'esempio ideale per questi ragazzi, sacrifici e anche sogni e la capacità di
staccarsi da casa per inseguire i sogni. È un atleta ancora giovane, quindi i ragazzi lo possono ammirare, possono seguire le sue impronte. E, insomma, tutti i ragazzi vorrebbero essere un giocatore a questi livelli e quindi ragazzi seguite il suo esempio che potrà essere un buon auspicio anche per voi. Insomma. Facciamo un applauso a Gaetano Motacello. E passiamo il microfono ai ragazzi perché adesso è il vostro momento. Le domande per l'attaccante in studio, puoi cominciare tu perché a questo punto il microfono è dalle tue parti, vai. E come ti è venuta la passione per il calcio? Allora, la passione secondo me deve, ce la devi avere dentro perché io sono nato, mio padre non ha mai insistito nonostante lui facesse parte diciamo del mondo dello sport, quindi la passione ce la deve partirti dal cuore perché tutto parte dal cuore, qualsiasi cosa, poi la puoi coltivare, la puoi migliorare, ma deve partire dal cuore. Va bene. Avanti. Quando eri piccolo, te l'aspettavi di arrivare qua al Pescara Calcio? No, sinceramente non mi aspettavo. Quando ero piccolo non mi aspettavo neanche di poter arrivare più in alto possibile. Sì, lo sognavo, come tutti sogniamo qualcosa, però non pensavo mai di poter arrivare da qualche parte. Cercavo sempre di divertirmi, che è la cosa migliore, di essere spensierato. Di... In questo momento voi... In generale dovete divertirvi come lo facevo anch'io, perché non bisogna ascoltare neanche magari se qualche genitore si lamenta, perché è la cosa peggiore. Voi dovete divertirvi e pensare ad andare avanti. Che belle parole. Allora, tra tutte le squadre con cui hai giocato, oltre al Pescara, quale ti è restata più a cuore? Sicuramente l'esperienza, diciamo, la prima esperienza in Italia a Lanciano mi è rimasta nel cuore anche a livello, diciamo, personale come uomo, perché è stata la prima in Italia. Poi essendo sempre in Abruzzo la gente è molto cordiale, sono molto affettuosi come persone, quindi sono rimasto legato a quell'esperienza, come anche alla prima a Bergamo, perché è stato pure l'esordio in Serie A, quindi sia a Bergamo che a Lanciano sono stato legato. Grazie. Ma quando eri piccolo ti arrampicavi sulle reti di bordo campo? Non c'era, sui muri mi arrampicavo. No, quando ero piccolo sì, mi capitava di fare qualcosa, perché io giocavo sui campi alla vostra età, non ero fortunato come voi perché giocavo sui campi in terra battuta, perché da noi l'erba o il sintetico non esisteva, quindi nel 98, quindi non c'era niente, quindi capitava di scavalcare i muri e poi andare al bar dagli amici. C'era una scuola calcio oppure sì. Giocavi con gli amici a livello? No, c'era una scuola calcio sempre del mio paese, c'era solo quello, o facevi la scuola calcio o andavi a scuola, non potevi fare altro, quindi ho optato per la scuola calcio e per la scuola naturalmente. In quante squadre hai giocato? Il numero esatto non me lo ricordo, però tante, però devo dire che mi è servito perché ognuno ha il suo percorso, quindi per me questo è il mio percorso, mi ha fatto crescere sia a livello umano che a livello sportivo, dove ho imparato pure diverse culture, quindi sono contento di dove ho giocato. Quanti gol hai fatto in tutto nella tua carriera? Io pure, quello non me lo ricordo, perché come ho detto prima mi emoziono a guardarmi, cioè a volte non mi guardo neanche, a parte quando analizziamo la partita migliore, quindi non saprei risponderti. Poi possiamo dire che ne hai fatti di più nella Virtus Lanciano, 8 sì. Gol, quello sì. Poi anche con la nazionale Under 21 però. Quindi deve ancora arrivare in doppia cifra. Sì. Quest'anno speriamo. Ma se ti richiamasse il dirigente dell'Inter e ti facesse un'offerta, tu accetteresti? Tu vieni con me. Ci vado con te. Vabbè, quello è il sogno di tutti, quindi sto scherzando. Certo, cioè, tutti sognano di arrivare lì, però ringraziando Dio mi sento fortunato perché sono felice dove sono e quindi vado avanti per questa strada, però sarebbe il sogno di tutti quello. Ma quando è arrivata la chiamata dell'Inter, che eri bambino, che cosa hai provato? Non ci credevo, perché sono arrivato a Milano e mi hanno detto subito di mettere parastinchi, di mettere tutto, ho fatto fatica, mi sembrava tutto un sogno perché primo campo in erba, però mi sono davvero, non pensavo fosse vero. Cosa pensi della formazione del Pescara che tuttora viene usata? Io naturalmente sono contento perché sto trovando pure più spazio finalmente, però secondo me stiamo andando bene perché riusciamo a livello tecnico diciamo a difenderci bene, a coprire bene il campo, a mettere in difficoltà gli avversari. Poi naturalmente ci sono partite e partite dove ti viene bene, a volte ti viene peggio, però alla fine i numeri non contano così tanto, conta l'aggressività e la voglia che metti in campo.
Passiamo alla prima fila. Ma com'è stato abbandonare la famiglia e andare a giocare? È stato difficile perché, come ho detto prima, sono passato da un piccolo paese a una grande metropoli, la metropolitana, cioè Milano è enorme. Quindi è stato difficile perché all'inizio però i miei genitori mi hanno accompagnato perché non c'era, purché l'Inter mi prendesse subito doveva avere 14 anni per partire. Quindi se sono andato prima e quindi hanno dovuto cambiare residenza, però dovevano accompagnarmi almeno per 2 anni. Quindi la mia famiglia è stata, diciamo, fondamentale perché hanno fatto questi sacrifici per me, mi hanno accompagnato lì per i primi anni, se no non avrei potuto sfruttare questa occasione. Quindi sono trasferiti anche loro? Sì, perché poteva essere l'occasione della vita, perché giù non hai tante opzioni, a meno che studi ti allontani sempre da casa tua. Però l'hanno voluto fare perché l'Inter, diciamo che è una grande società. Io mi ricordo che ogni mese venivano 10-15 giocatori a fare i provini, quindi se non avessi preso l'occasione al volo magari non si sarebbe ripresentato. Bruno, i giocatori, un giocatore che viene accompagnato dai genitori, questo è un bel segnale. Succede, in qualche occasione succede, se una società crede in questo giovane, in questo ragazzo, fa anche il sacrificio di far venire i genitori dietro, qualche volta vanno i genitori, qualche volta ho sentito di qualcuno che vanno i nonni, insomma c'è sempre qualcuno che li accompagna, specialmente se sono in giovane età. Andiamo avanti con le domande. Quanti sacrifici si devono fare per diventare un calciatore? Sembra una frase fatta, ma è così. A tuttora si fanno dei sacrifici perché non è che finisce lì. Tu ogni giorno cerchi sempre di arrivare più in alto. Come tu magari ti alleni per cercare di fare bene il sabato, la domenica quando giochi. Perché i sacrifici sono tanti, soprattutto da piccolini, perché magari fino a 18 anni non viene neanche magari retribuito, quindi economicamente devi accontentarti, avevo 100 euro di rimborso spese, dovevo pagare la metropolitana, dovevo pagare la merenda a scuola, quindi sono sacrifici tosti. E anche tuttora sono dei sacrifici perché sei sempre lontano da quello che vuoi, dalla tua famiglia, sei sempre in viaggio, però è una cosa bellissima, l'auguro a tutti, però sono sacrifici ogni giorno. Innanzitutto posso darle del tu? Assolutamente. Okay, considerata la tua avvicina il microfono. Considerata la tua posizione di attaccante, e siccome voi li fate i gol, quando esulti, l'esultanza ce l'hai già preparata oppure te la inventi sul momento? No, sul momento nasce tutto, perché non è bello pensare già di poter segnare, cioè innanzitutto prima dobbiamo vincere, poi dobbiamo, spero, di segnare, però sul momento, dipende, magari qualche volta scherzi con un compagno di più in settimana, con un gesto come ho fatto il gol alla Spezia che feci il segno dell'Albania, perché scherzavamo in settimana come Musciai su questa cosa e quindi è nata così poi. E ci sono alcune cose che non piacciono al mister? Vabbè sì, se ti togli troppo spesso la maglia magari prendi troppi gialli, quindi è meglio evitare. Io non sono a favore di questa cosa perché poi sennò rischi di andare fuori per il doppio giallo. Okay, sentiamo il tifoso. Leo, è un'esultanza istintiva, autentica, si vede dagli spalti quella di Monachella. Sì, sì, poi vabbè, ci sta che comunque qualcuno ha scaramanzia, qualche dedica particolare, è una cosa naturale. Vai. Ma quando avevi la nostra età, con che scuola calcio giocavi? Una scuola calcio si chiamava Gatto Pardo, che era la scuola calcio del mio paese, perché il mio paese è la città del Gatto Pardo, dei Tomasi di Lampedusa. Di Lampedusa, esatto, quindi si chiamava così, tuttora esiste. E diciamo che ogni tanto quando vado giù passo a trovarli perché mi fa piacere vedere dei bambini che adesso stanno crescendo su un campo in sintetico dove io non ho potuto sfruttare. Da piccolo qual era il tuo idolo? Allora, io sono del 94, quindi sono cresciuto quando all'Inter c'era il primo Ronaldo, che voi sicuro non conoscete. Esatto. E quindi mi piaceva molto lui perché era il momento del 98 che lui venne in Italia, e quindi mi facevo pure i capelli come lui, avevo fatto pure la mezzaluna al mondiale del 2002. Diciamo che mi piaceva da morire lui e anche Vieri, perché sono cresciuto con loro, perché per loro simpatizzavo per l'Inter, non è che sia interista, però Ronaldo era bellissimo vederlo giocare. Ma tu sei stato accostato a Vieri, perché ti chiamavano il Vieri d'Ucraina quando sei andato. Sì, perché magari sono mancino. Però Vieri è fenomenale. Volevi dire qualcosa, Bruno? A Ronaldo non conviene assomigliargli adesso. Adesso sì, si è un po' trasformato. Vai. Come fai ad essere freddo sotto porta? A volte,
a volte ci pensi, a volte non ci pensi. A Crotone, l'ultimo gol che si è visto, ho pensato che il portiere è rimasto in piedi tutto il tempo. Ho detto, l'unica cosa, come mi hanno insegnato quando ero piccolino all'Inter, è tirare vicino alle gambe del portiere. O gli passa vicino o gli passa sotto le gambe. Fortunatamente è andata bene. Quando giocavi, qual era il difensore che ti ha messo più in difficoltà? Sicuramente io ho avuto la fortuna di giocare contro la Juve e sicuramente per compattezza e tutti i difensori della Juve sono stati quelli più fastidiosi contro cui giocare. Ma tu da piccolo che sogno avevi da grande? Tanti sogni, perché magari prima di giocare a calcio una volta volevo fare pure il commissario di polizia, non so perché, ma volevo fare quello. Poi naturalmente certo volevo giocare sempre a calcio, ma poi nel corso degli anni ci sono tanti sogni, però il primo sicuramente è stato sempre quello di provare a giocare a calcio. Oltre all'attaccante hai fatto anche altri ruoli? Diciamo che quando ero piccolino giocavo più da esterno, destro, però poi subito attaccante, perché sin da piccolo mi hanno messo lì davanti e quindi sono rimasto a fare quel ruolo. Però ogni tanto quando ero nell'Inter per cercare di imparare più ruoli ci facevano allenare pure, magari facevo il difensore, ma solo per allenamento. Come ti senti quando il mister ti sgrida? Beh, diciamo che cioè, col mister quando ti sgrida devi solo ascoltare, magari a volte puoi anche non condividere, però sicuramente il mister è più grande di te, il mister ha più esperienza e sicuramente ne sa più di te, quindi se lo dice, lo dice per te, per farti capire che puoi migliorare e puoi fare meglio quella cosa. Ma quante volte ti ha sgridato, tra virgolette, Pillon? Il mister però è una bravissima persona, quindi magari te lo dice con più tranquillità, ma ti fa capire l'errore con più tranquillità, quindi apprezzo questa parte del mister, perché non c'è mai uno scontro, perché ti fa migliorare tantissimo, perché sai che è una bravissima persona. Giovanni Potenza, tu sei testimone qualche volta di ramanzine del tecnico? Assolutamente no, è una persona pacata, è una persona che ha un bagaglio di esperienza non indifferente e soprattutto è molto empatico, quindi sa come parlare ai giocatori senza avere la necessità di alzare la voce. Chiaramente è ovvio che sta anche alla capacità dei giocatori cogliere l'opportunità e il consiglio dell'allenatore, come diceva Gaetano. Chiaramente esperto e anche capace. Sei d'accordo che Mr. Pillon ha empatia, quindi sa come prendere i giocatori senza rimproverarli proprio? Poi non penso che, cioè, le cose eclatanti non sono piacevoli, quindi penso che con la giusta pacatezza si ottiene molto di più. Anche i due mister sono pacati nel trattare i ragazzi? Insomma, Rocco Terra un po'. Sì, vabbè. Qualche strilletto ogni tanto ci esce, però per il bene del bambino, perché ci tengo che migliori. Daniele? Stessa cosa, non ho mai urlato contro un bambino e mai lo farò, perché penso che non è che da queste cose imparano, imparano da molto altro, ma soprattutto quello che facciamo noi, che facciamo vedere, poi loro lo rifanno, e quindi cercare di fare cose più giuste che cose sbagliate. Andiamo avanti. Da piccolo volevi giocare a calcio, ma volevi fare anche altri sport? Altri sport no, come ho detto prima volevo fare altro, però altri sport di preciso no, non avrei voluto fare. Tu da piccolo le partite le vincevi? Le vincevo e le perdevo, mi ricordo pure quando ne ho persa una alla vostra età, più o meno prima di partire, che sono pure espulso, quindi ho sbagliato. Che cosa hai combinato? No, mancava un minuto, pensavamo di vincere il torneo, al mio paese il torneo, l'ho perso davanti ai miei amici, ho dato un calcio a uno, ho sbagliato, infatti poi mio padre a casa mi ha dato altri calci. Però sì, si vince e si perde. Ma a te è mai capitato di ritrovarti a giocare in un ruolo che magari non era quello che volevi? Sì. Giocare? Sì, è successo quando magari siamo rimasti in 10, così ho dovuto cambiare magari posizione, però per il bene della squadra si fa anche questo. Quali erano i giocatori che ti piacevano da bambino? L'ho già detto, vogliamo andare ancora indietro, non so, prima di che giocassi all'Inter, proprio da bambino, con la loro età. Io mi ricordo che mi guardavo pure, che mio padre mi portava le cassette a casa, che all'epoca c'erano le cassette di... anche di Baggio, eccetera, era bellissimo vedere questi,
questi video. Poi tanti giocatori, cioè, in Italia eravamo pieni di giocatori forti. Quando scarti un giocatore, come ti senti? Devo andare, sono contento, ma devo cercare di andare avanti perché sennò mi riprende, quindi è meglio cercare di andare avanti perché sennò ti ruba di nuovo la palla. Quando giochi nel tuo ruolo, a chi ti ispiri? Non c'è uno di preciso come ispiro, cerco sempre di, sono sincero, cerco sempre di migliorarmi e di cercare di fare il possibile, perché alla fine ognuno abbiamo le nostre, diciamo, qualità, eccetera, nel senso che tutti magari abbiamo come idolo Ronaldo, però Ronaldo ce n'è solo uno al mondo, quindi ognuno deve continuare per la sua strada. Hai riti scaramantici prima della partita? No, fortunatamente, anche se sono terrone, non sono scaramantico, non ho riti scaramantici, quindi faccio sempre quello che capita, però alla fine mangio sempre le stesse cose, faccio sempre le stesse cose, ma non sono scaramantico. Durante l'allenamento ti impegni al massimo per prepararti per le partite dopo oppure aspetti sempre l'allenamento prima? No, io cerco, cioè l'allenamento è lo specchio della, cioè la partita è lo specchio della settimana, cioè qualora tu ti allenassi male sicuramente non riusciresti mai a giocare bene, perché se ti alleni male vai 2 ore te lo ritrovi poi in campo come se non avessi benzina, quindi ti devi allenare sempre al massimo per cercare, in primis ti mette in difficoltà in mister quando magari i primi 6 mesi ho fatto più fatica a giocare, e poi devi allenarti sempre bene per te stesso per migliorarti. Facciamo un applauso a Gaetano Monachello che ha risposto in maniera esemplare a tutte le vostre domande, dandovi anche degli ultimi consigli. C'è qualcuno dei nostri ospiti che vuole chiedere qualcosa? Leo, vai. Sì, siccome sono fresco di Patentino, allora mi piaceva una curiosità, tanto il mister non ci ascolta. Ti senti più a tuo agio centrale nel 4-3 o seconda punta nel 4-3-1-2? Negli ultimi anni a Lanciano facevo 4-3-3, però negli ultimi anni, anche l'anno scorso ad Ascoli e a Palermo, cioè siccome sento che ti piace sgomitare, sì, esatto, preferisci stare con un compagno vicino? No, preferisco stare con un compagno vicino perché magari nell'ultima partita magari si è visto anche con lo Spezia, quando abbiamo cercato di, in due siamo riusciti a mettere più in difficoltà la difesa e non riuscivano a pareggiare, quindi secondo me a 2 punte mi trovo tra virgolette meglio perché riesco a sgomitare, magari in questo caso Mancuso che stavo giocando con lui si riesce a buttarsi negli spazi e creo degli spazi per lui perché mi piace, come hai detto tu, sgomitare. Giovanni, hai una domanda? Sì, volevo chiedere se adesso che lui, dopo l'esperienza a Lanciano, quindi in Abruzzo, è qui a Pescara, a livello di entusiasmo durante le partite in casa, hai notato una differenza oppure... Allora, se dovessi prendere come esempio la partita che si è vista prima con il Pescara e Lanciano-Pescara, c'è differenza, perché quello era naturalmente non derby, anche se il Pescara era nettamente più forte, però sì, sarebbe bello se lo stadio fosse più pieno come vecchi tempi, perché mi ricordo che era molto più pieno, però voglio ringraziare anche quei tifosi che vengono, che magari si fanno pure i chilometri con le partite in trasferta, però sarebbe bello anche che nelle prossime partite sia pieno, perché ci dà più entusiasmo. Bruno, oltre che a segnare in doppia cifra, hai qualcosa da chiedere a Monachello? È d'obbligo che lui raggiunga, l'ho detto anche ai suoi compagni che sono venuti, ci vogliono 2 attaccanti che vanno in doppia cifra, uno c'è andato. I centrocampisti che almeno 2-3 gol a testa li fanno e più qualche difensore che riesce a fare qualche gol. Tutti sommati ci portano ai playoff. Quindi aspettiamo dopo Mancuso Faligol, un altro Monachello Faligol. I mister, accompagnatori, hanno qualcosa da chiedere a Monachello? Sì, io sì. Vai, mister Tarro. Quando sei andato all'Inter, eri ancora pulcino, portavi l'orecchino? No. Ok, questo ho fatto questa domanda perché io faccio togliere gli orecchini. Quindi... Hai fatto togliere gli orecchini? No, ma io pure li tolgo sempre. Prima di arrivare al campo, se no è un problema. Ah, ecco, quindi un messaggio. Lui ha accolto l'occasione, è proprio un educatore severo, mister Terra, ha accolto l'occasione all'orecchino. Avete domande da fare al giocatore? Vai, Amedeo. Volevo chiedere in che occasione ti ha notato l'Inter? Allora, io me ne ho notato, l'ho scoperto poi dopo. Durante l'anno c'era sempre qualcuno in tribuna, ma noi non sapevamo mai che ci fosse realmente, quindi...
Stavo lì, mi hanno visto. Prima che mi vedesse l'Inter stavo per andare al Milan, perché prima ci aveva chiamato il Milan alla mia società, non direttamente a me. Poi si è inserita l'Inter, ha chiuso diciamo con la mia società e mi hanno seguito per 5 mesi, 6 mesi, mi hanno chiamato 2 o 3 volte per salire su, sempre a provare, a rivedere, e poi hanno fatto tutto loro. Vedete che bella storia, potrebbe capitare anche a uno di voi. Facciamo un applauso, sì, se stava partendo lasciatelo andare. Allora, tu sei di questo paese, tu sei di Palma di Montechiaro. Che esatto. Allora, vicino al tuo paese vive quando ha tempo un personaggio molto molto famoso che è anche un tuo amico e che ti fa una sorpresa insieme a un altro personaggio che è abruzzese e che fa parte di questo gruppo bellissimo che è Il Volo. Sentiamoli. Grande Gaetano, come stai? Ti faccio un grande in bocca al lupo per la stagione e ti prometto che ti vengo a trovare presto. Un abbraccio forte, forza Pescara! Gaetano, amico mio, è da un po' che non ci vediamo. Mi raccomando, portiamo questo Pescara in Serie A, così dopo insieme a Gianluca andiamo a mangiare gli arrosticini. Ciao bello mio, ti voglio bene. Naturalmente loro erano Gianluca Ginoble e Piero Barone del Volo, una bella sorpresa. Sì, perché l'avevo sentito pure ieri, ma non me l'aspettavo, quindi... Eccoli qui. Sì, lì siamo, diciamo, al mio paese, perché il mio paese è sul mare, il suo no, però quando possiamo ci vediamo, una amicizia che ci lega, poi siamo cresciuti piano piano coltivando i nostri sogni e piano piano lui cercava di andare avanti, crescendo nella musica, io nel calcio, ci siamo ritrovati ad essere adesso grandi, adulti, e quindi abbiamo questi sogni, cerchiamo sempre di darci quando è possibile, però io faccio complimenti a loro che sono veramente un trio spettacolare. Sì, è vero. Facciamo un applauso al Volo tutti quanti, che sono meravigliosi, e c'è anche Gianluca Ginoble che ha visto che è un abruzzese, quindi di riflesso si è diventato anche amico di Gianluca. Esatto, ho conosciuto pure il padre, tutti, il fratello. E ringrazio anche Ercone Ginoble perché lui è un amico di Rete 8 e ci ha aiutato in questa sorpresa. Piero Barone o più o meno, e anche Gianluca, ma anche l'altro componente del Volo, Ignazio Boschetto, hanno la stessa tua storia in settori diversi, hanno dovuto lasciare le famiglie giovanissimi. Per avventurarsi. Esatto, soprattutto magari i due siciliani che sono Boschetto e il mio amico Piero, perché siamo abbastanza lontano da tutto, cioè anche per andare a casa ci pensi 2 o 3 volte perché è lontano arrivare, e quindi è stata una storia molto diciamo simile, quindi mi fa piacere essere amico con loro perché è veramente una storia diciamo parallela. Adesso ci occupiamo di un'iniziativa che ha visto la Scuola Calcio del Pescara protagonista qualche giorno fa, è l'Accademia One to One che ha vissuto la sua prima tappa a Pineto, il servizio di Max Mucciante con le interviste di Massimo Profeta. One to One qui a Pineto in compagnia di Felice Mancini, naturalmente il Pineto Calcio ha aderito oggi al progetto, ma le due società sono amiche ormai da tanti anni. Parliamo appunto di questa iniziativa che è molto importante e performante per i bambini. Sì, innanzitutto ringraziamo il Pineto Calcio che ci ha dato la possibilità di passare una giornata con i loro ragazzi. La One to One è nata 2 o 3 anni fa facendo un camp estivo. E poi da quest'anno abbiamo iniziato a farlo ogni lunedì al centro nostro sportivo Poggio degli Ulivi. E in che cosa consiste? Nel curare il gesto tecnico e di cercare di migliorare questi ragazzi senza l'ansia della partita, perché è solamente un divertimento, e lunedì essendoci noi e non ci preoccupiamo per niente di quello che deve succedere la domenica, cerchiamo di farli divertire e basta. E con questa iniziativa ci siamo messi a disposizione di tutte le società dilettantistiche d'Abruzzo e anche di fuori, in quanto è libera e aperta a tutti quanti, e cerchiamo di far passare una giornata di allenamento non diversa, ma non diversa perché facciamo qualcosa di differente, però dove i ragazzi si divertono, si allenano, e cerchiamo di migliorare il singolo per poi metterlo a disposizione delle loro squadre. I bambini, soprattutto in tenera età, sono veramente fantastici, riescono a trasmettere un'energia e una positività in tutto quello che fanno che
ti mandano via veramente con il cuore leggero. Sono veramente contento, un'esperienza importante, bella, in una struttura stupenda e anche in una società calcistica storica del calcio abruzzese. Questa è un'esperienza molto importante in quanto abbiniamo le capacità coordinative, le abilità motorie alla gestualità e il gesto tecnico, che può essere il colpo di testa, il tiro, il passaggio. Quindi man mano che crescono con le categorie cerchiamo di differenziare le loro predisposizioni. Quindi c'è chi abbina una capovolta a un colpo di testa, oppure una gestualità al volo o un tiro di controbalzo partendo da un'esecuzione di una speed ladder con spostamenti a destra e sinistra o all'indietro, laterale, quindi cercando mai di perdere il riferimento che è la palla. Sicuramente è stata una grandissima esperienza per i ragazzi, ma anche per noi che siamo stati a stretto contatto con loro. E i ragazzi pare che si siano divertiti, e il numero è stato abbastanza consistente ed è andato tutto nei minimi dettagli, è andato tutto bene. E speriamo anche nelle altre occasioni di fare le stesse cose e cerchiamo sempre di migliorarci. Ringraziamo il Pineto Calcio per la disponibilità e ci rivediamo nelle prossime occasioni. Una società con la quale abbiamo dei rapporti molto stretti e che sfoceranno sicuramente in qualche progetto importante per il futuro, perché si tratta di una società secondo me tra le più attrezzate, non dico nella sua categoria perché credo che nella sua categoria sarebbe riduttivo. Penso che quello che ha il Pineto molte squadre della nostra categoria non ce l'hanno, quindi devo fare solo i complimenti alla dirigenza del Pineto, perché vede lungo e vede molto più in là rispetto a tanti altri che si occupano solo della parte puramente sportiva e della partita del sabato o della domenica. Quindi è un qualcosa di importante che stiamo facendo insieme, che stiamo sviluppando insieme e che porterà sicuramente degli ottimi risultati da qui al futuro. È uscita veramente una giornata ricca di contenuti, una bellissima esperienza per noi, per la società e soprattutto per i bambini. E vogliamo continuare su questa strada, faremo altre tappe, e prevedono già altri 8 appuntamenti. E il progetto è chiaramente aperto a tutto, oltre che affiliate anche altre società, così come lunedì a Poggio degli Ulivi facciamo sempre una seduta di allenamento sia per i nostri tesserati che per i tesserati di altre società. Con noi, con la One to One, vi divertite, imparate e crescerete sicuramente sotto il profilo tecnico e non solo. Insieme alla One to One per crescere bene, insieme e divertirsi. One to one, i ragazzi che già da piccolini si perfezionano. Per te, quando hai iniziato, Gaetano, era possibile una cosa del genere? No, era impossibile, perché non è una battuta, ma ci dovevamo portare pure il pallone da casa, aveva il nome sopra il pallone che se lo perdevi, poi dovevi andare a ricomprarlo, quindi era impossibile. Però sono delle iniziative importanti, ma adesso si curava molto tutti gli aspetti, anche posturali, già da piccolini, quindi possono crescere meglio. E a proposito dei giovani, c'è uno dei nostri cuccioli che ha una domanda per te sul prossimo impegno del Pescara. Ti senti pronto per la partita contro il Lecce? Sì, diciamo che con la squadra siamo pronti, perché è una partita bellissima. All'andata abbiamo fortunatamente e meritatamente vinto, quindi diciamo che è uno stadio difficile, non sono mai stato, però ho visto tante partite. Siamo pronti a questa partita, perché ogni partita, le ultime partite sono come se fossero delle finali per cercare di coltivare il nostro sogno. Luca Teseo ci aspetta con il TG Biancazzurro, insieme a lui al CEO Tonto Donati. Ci vediamo subito dopo per i saluti. A te, Luca.
Buonasera Mina, un saluto a te e a tutti gli ospiti in studio. Benvenuti al TG Biancazzurro, la vetrina sul calcio giovanile del Pescara. Ed eccoci con il personaggio delle giovanili di questa settimana all'interno del TG Biancazzurro di Cuccioli e Campioni. Diamo il benvenuto a Samuele Cisvani. Ciao Samuele. Ciao, buonasera. Emozionato? No, dai. Tranquillo. Sì, iniziaci a fare l'abitudine, perché se questa sarà la tua carriera, se questo sarà il tuo futuro, sai, telecamera e microfono dovranno essere una piacevole consuetudine. Sì, speriamo. Mi hai detto, quando ci siamo visti a telecamere spente, ho detto 15 anni, tu hai detto no, quasi 16. Ci tenevi un po' a ribadire questa cosa? No, vabbè. Non vedi l'ora che passi il tempo. Esatto. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Tu sei qui al Pescara da 3 anni addirittura, però siccome sei di Fermo, per 2 anni hai dovuto fare Pescara Fermo praticamente tutti i giorni. Esatto, i primi 2 anni ho fatto Pescara Fermo tutti i giorni. È stato un grande sacrificio, però l'ho fatto con passione e quindi è passato bene. È stato un bel sacrificio da parte di mio padre, che tutti i giorni mi portava, però per me ha fatto questo. Offri l'amore ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. Senti, dimmi le differenze un po' tra la tua città Fermo, stiamo vedendo anche delle belle immagini, e Pescara. La differenza è anche la grandezza della città, soprattutto che qui a Pescara c'è più traffico, però Fermo è la mia città e... Meglio dove c'è meno traffico comunque. Sì, però comunque è la città dove sono cresciuto, nato, e quindi è sempre con me. Sì, Pescara è vicina, però distaccarti è stato sempre un po' un piccolo dispiacere, possiamo dire così. Il primo periodo è servito appunto per abituarmi alla distanza con la famiglia, però adesso ci sentiamo sempre tutti i giorni e ci vediamo una volta a settimana, quindi la mancanza è minima. Ho fatto diversi provini e Angelo Londriello mi ha visto e poi è arrivata la chiamata e sono venuto qua in terza media. E niente. Quindi hai preferito finire comunque i tuoi studi, adesso invece li fai qui perché qui vivete, ma studiate anche. Sì, adesso ho iniziato il secondo superiore qua e qua studiamo e giochiamo a calcio, la nostra vita è questa. Watch the sunset. E poi c'è questa cosa che tu sapevi, c'è un buon rapporto tra i tifosi della Fermana, i canarini, e quelli del Pescara, per un passato in Serie B, ma anche per circa 15 anni fa in C1, tu eri appena nato, però questa cosa ti è arrivata. Sì, la sapevo, sta cosa dell'amicizia tra le due tifoserie, mi fa piacere. Tu invece tecnicamente sei un centrocampista, con quali caratteristiche? Caratteristiche tecniche, mi ispiro molto a Brugman della prima squadra e sogno un giorno diventare come lui, perché... Futuro anche da regista, possiamo dire. Spero di sì, perché mi piace come gioca, non sbaglia niente, è il mio, diciamo, il mio idolo sotto un punto di riferimento al momento. Lo sai che ne parlavamo prima, il presidente Sebastiani tiene particolarmente a questa rubrica, ma un po' a tutto il programma Cuccioli e Campioni, perché sai che la Pescara Calcio investe tantissimo sui giovani, sono davvero il futuro di questa società a tutti i livelli. Quando ti dico questo, che sensazioni hai? Mi fa piacere che comunque punta molto su di noi e... Usiamo due parole. È bello che comunque... Cosa gli diresti? Perché io sono convinto che lui sta guardando in questo momento, sia magari su YouTube ufficiale del Pescara o direttamente su Rete 8 Sport. È un grazie che investe sui giovani per farci crescere, per far realizzare il nostro sogno, che è quello di diventare calciatori.
parlando di te, ovviamente tutti quanti siete sui social, tu cosa usi di più, Facebook o Instagram? Instagram ci avrei scommesso. Allora vediamo adesso insieme alcune foto, questa la prima, una foto di gruppo. Sì, questa era, l'abbiamo fatta sul traghetto mentre andavamo a Palermo, la prima di campionato. E bella foto tutti insieme. Poi com'è finita? E poi abbiamo perso. Vabbè, allora facciamo. No. È bella la foto e basta. Bella la foto, è bella. Un'altra qui, stavi lanciando, stavi tentando il gol o stavi facendo un passaggio? No, questo era un passaggio filtrante contro il Crotone in casa. E abbiamo perso anche questa. Però ce n'è una, l'avete vinto? No, cioè l'ultima. Ah, sì, ok, sì, allora sì, andiamo per gradi. Allora, qui un po' incazzato. No, questo era il torneo st'estate contro il Benevento. E non diciamo il risultato, immaginiamoci. Mentre qui, vabbè, sicuramente dicevi? Ah no, questa è una. Questa è l'ultima di campionato, cioè l'ultima partita che abbiamo fatto contro il Lecce. E beh, dai, questo è andato bene. Saluto tutti i tifosi del Pescara e spero che possano sognare di andare in Serie A e riuscirci. E sempre? Sempre forza Pescara. E infine treno risultati per questa settimana. Under 17, Benevento Crotone 1-1, Frosinone Serenitana 2-2, Palermo Ascoli 0-0, vittoria del Lecce a Cosenza per 1-0, grande vittoria del Napoli 6-0 a Foggia, il Pescara batte il Perugia 2-1. Vediamo la classifica con la Roma al comando con 56 punti, Napoli 48, Benevento 34, Pescara 33, Ascoli 30, Frosinone 29, Palermo 28, 24 punti per il Crotone, 23 Perugia, Lecce 22, Salernitana 20, Cosenza 18, Foggia 15. Il prossimo turno dell'Under 17, Salernitana Benevento, Perugia Palermo, Ascoli Cosenza, Roma Pescara, Crotone Foggia, Lecce Frosinone. Le Delfine biancazzurre nel campionato Serie C, girone D femminile, Aprilia batte Pescara 2-1, 2-2 tra Puglia Trani e Vapa Napoli, Napoli Grifone 5-0, vittoria del Santo Woman al San Marco per 3-2, Sant'Egidio Potenza 11-0, Ludo Schieti rinviata. La classifica, Napoli 52 punti, Grifone 46, Ludos 43, Salentro 38, Sant'Egidio 36, Pescara 22, Aprilia 20, Chieti 19, Vapa Virtus Napoli 16 in compagnia della Puglia Trani, New Team San Marco 7, Potenza 0 punti. Prossimo turno, Chieti Sant'Egidio, Grifone New Team San Marco, Napoli Ludos, Pescara Vapa Virtus Napoli, Potenza Aprilia, Salento Apulia Trani. Grazie a Luca Teseo e al CEO Tontoronati. Ultima domanda da parte di un cucciolo per Gaetano Monachello. Come avete passato questi giorni di pausa? Bene, stiamo cercando di ricaricare le spine, chi è magari più stanco, chi magari è più affaticato cerca di recuperare al meglio, ci alleniamo, carichiamo i lavori, alziamo il livello dei lavori per cercare di superare le ultime partite, avere la gamba e la benzina giusta per le ultime finali. Leo, su Lecce Pescara? Beh, Lecce Pescara, lui forse non lo saprà, ma per noi è una partita importantissima, perché con i leccesi una questione di orgoglio. Abbiamo un ottimo rapporto. Diciamo che delle ultime partite rimaste, Lecce, Ascoli, Verona e Salerno, per noi sono partite che vanno al di là di una semplice Foggia, 4 prima, su 9. 4, Foggia, poi tutte la rivalità. Però Lecce è tanti anni che, al di là dell'andata, era tanti anni che non giocavamo contro, quindi per noi come tifoseria una partita importantissima. Avrai un bel lavoro da fare a Lecce, Giovanni. Beh sì, se le premesse sono quelle che abbiamo visto all'andata, con il comportamento diciamo piuttosto sopra le righe dei sostenitori del Lecce, sicuramente, però la organizzeremo per tempo, anche perché una partita del genere, anche sfruttando la pausa, ci vedrà a Lecce più di una volta per organizzare bene la trasferta dei nostri tifosi e far sì, come sempre, che raggiungano
con tranquillità a Lecce, spostano a vedere la partita e ripartire con tranquillità. Bruno, può essere un crocevia questa partita con una diretta concorrente? Adesso tutte sono tutte importanti queste ultime, non ce n'è una più importante o meno importante, sono tutte partite, giustamente ha detto, tutti spareggi per arrivare ai play-off quantomeno, quindi penso che poi Lecce è sempre stato un campo ostico e c'è una certa rivalità col Pescara per vecchie ruggini che molti sanno, insomma. Un'ultima parola da parte dei mister, un augurio, un in bocca al lupo, una vostra sensazione su questa partita, quello che volete, Daniele. No, io stiamo parlando dall'inizio della puntata di playoff, a me piacerebbe andare in Serie A diretto, poi non so gli altri, ma a me piacerebbe andare in Serie A diretto, poi se ci sono i playoff, ok. No, faccio un in bocca al lupo a Gaetano e spero di arrivare in doppia cifra e al Pescara tutto, dai. Forse quest'anno è l'anno giusto. Io mi auguro una bellissima partita con tanti gol e portiamo a casa il risultato. Manuel, Amedeo? Ma io mi auguro una vittoria importantissima per noi, per i tifosi e per tutto l'ambiente. Anche io la stessa cosa, spero che il Pescara vinca e che faccia più punti possibile per realizzare il sogno di noi tifosi. Passiamo il microfono al dirigente accompagnatore Camplone, Davide Camplone. Sì, anch'io la stessa cosa, auguro che sarà una bella partita, che facciamo 3 punti, sarà una finale, ci aspettano anche altre, quindi in bocca al lupo Gaetano. Grazie. Ragazzi, vogliamo fare un in bocca al lupo con un forte applauso a Gaetano Monachello e al Pescara. E noi ti ringraziamo per essere stato con noi a Cucire Campioni, grazie per tutte le testimonianze davvero belle, sia sportive che umane, che ci hai dato. Grazie a voi e a tutti i bambini, volevo dire una cosa, che auguro il meglio a loro, dico sempre di coltivare il loro sogno, però di studiare, perché io sono riuscito pure a diplomarmi, a finire sempre la scuola senza mai saltare un anno, perché ci tenevo, anche perché mia mamma è una professoressa, quindi dovevo studiare. Cosa hai studiato? No, ho fatto la ragioneria poi a Milano. Ci seguivano perché ci davano pure l'interna scuola proprio di vita, perché ti davano pure le multe se non andavi a scuola, ti facevano se magari prendevi un 2 non giocavi. È una scuola di vita. Ci ricorda qualcuno. E quindi auguro a loro di coltivare il loro sogno senza assilli e divertirsi e basta, e non pensare mai di non avere paura di niente, però di divertirsi e basta. Grazie, un altro applauso a Gaetano Monachello per queste belle parole. Grazie Bruno Nobili, grazie a Giovanni Potenza, grazie a Leo Sfamurri e grazie ai mister Daniele Stante e Rocco Terra, naturalmente grazie anche a Medio Sicilia e mister Stante Manuel, perché loro sono due fratelli, anche grazie all'accompagnatore Davide Camplone. A tutti voi pulcini ragazzi, 2008 e 2009, grazie per essere stati con noi e per la vostra educazione. E noi un grazie speciale lo rivolgiamo a te ancora, Gaetano Monachello. Ringraziamo anche i nostri operatori Roberto Cherchi, Andrea Berardinelli, regia Andrea Di Fabio e Alex di Musicomania per il service audio. Naturalmente un grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo tra una settimana a Cuccioli e Campioni. Buonanotte.